Mister? Sì. Ciao, possiamo ancora parlare di calcio stasera? Due settimane ci hanno messo per restituirci paro lo stesso metraggio di pallone entrato nella porta. Un metro e mezzo, veramente uno scandalo. Oggi abbiamo subito un furto, mi auguro e ribadisco quello che ha detto Gianluca Pasqua. Domani voglio vedere nome e colonne su Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. Voglio vedere. Prego, mister. Devo parlare io. Ma io penso che la partita, la parliamo di calcio, come ha detto Davide, che forse è quello che poi per altre cose penso che ci siano delle persone apposta per far valere i diritti di tutti. Io ho solo visto questa settimana un lamentarsi continuo dell'arbitro, perché l'anno scorso annullò un gol che poi era da annullare, parliamoci chiaro, di millimetri, ma era da annullare. E secondo me tutto questo parlare poi alla fine ha portato a una conclusione che lascia molta amaro in bocca, lascia l'amaro in bocca per la prestazione, perché la squadra, a parte 15 minuti di sbandamento dopo aver subito il gol e rischiato di pigliare il secondo, poi ha creato, ha sbagliato occasioni, ha fatto un gol, per me è gol, perciò me ne frega un cacchio poi di quello che possano pensare gli altri. Quello è un gol buono, come era buono quello dell'Empoli, giustamente, dove gli è stato dato una grande risonanza, e mi auguro che ci sia anche nei nostri confronti, perché senza parlare tanto di arbitri, perché non mi interessa, noi quest'anno sembriamo che stiamo sulle palle un po' a tutti. Basta vedere al 90esimo con che facilità a Castellammare, con una persona a un metro e mezzo, come fa a levare una mano. Cioè, non mi sembra che ultimamente, non mi voglio lamentare, perché poi dici, se ti lamenti poi ti danno addosso. Qui tanto che ti lamenti o meno, addosso ti danno lo stesso, ti levano anche quello che fai di buono. Perciò a me dispiace tantissimo, perché la prestazione, ripeto, per 15 minuti non ci abbiamo capito niente, perché ci siamo fatti prendere dai nervi, e non deve succedere. Però poi la prestazione dei ragazzi, io non penso che oggi gli si può dire qualcosa. Rammarico è grosso, però dobbiamo reagire e non piangersi addosso, anche se sarebbe facile. E bisogna reagire fin da subito, fin da sabato, da uomini come siamo stati dopo. Tutto qui. Altre domande? A posto. L'altra domanda la faccio io, perché ti sono parla nessuno. Adesso deve intervenire il presidente Guaracci, deve fare una dichiarazione, perché non è più possibile sopportare queste cose. Fino all'altro giorno potevano parlare per quanto riguarda l'Empoli, adesso non devono più parlare. Ci stanno mandando in Serie C e basta. Deve uscire fuori anche il presidente Guaracci. Venisse Trinchera, venisse non lo so chi deve venire, però deve fare una dichiarazione, perché tanto che scuoli fino al presidente Guaracci non se ne frega niente nessuno. Mister, Scappelli. Praticamente adesso poi ci sarà mente lucida da ripartire comunque. Certo, ma l'ho detto diciamo. Mancano non c'è il microfono, non funziona. Giorni alla fine comunque il mercato, qualcosina può essere fatta per dare ulteriore sicuramente. Ma è impreventivo di farne qualcosina, ma non credo sia il caso di parlarne oggi, io preferisco parlare della prestazione della squadra, preferisco parlare di altre cose, sennò come sempre poi mandiamo tutto in cavalleria. Io non credo che sia il caso di mandare tutto in cavalleria, che vuol dire, appunto, no Vittorio, però... lo so, ti sto dicendo, sicuramente sarà fatto qualcosa, ma non mi sembra che da quello che abbiamo visto oggi, che noi ce la possiamo fare lo stesso. Ok? Mister, è soddisfatto della prova dei centrocampisti, si aspetta qualcosa in più? Ma oggi qualcuno ha giocato sottotono, è inutile che andiamo a vedere quello che al limite ha fatto più fatica. Venivamo da una sosta lunga, venivamo da alcuni infortuni, da alcuni recuperi così e così. Ci sta, non è che sono... ci sta la prestazione a volte sottotono o di Canotè o di quello o di quell'altro. Fa parte del gioco. Chi è entrato mi sembra che abbia dato il suo apporto. Cerchiamo di guardare avanti, cerchiamo nei limiti del possibile di ripartire da subito, perché sabato ci aspetta una partita troppo importante per noi. E dobbiamo essere in grado di darci delle risposte.
a noi delle risposte. Posto? Mister, una domanda. Alla fine ha provato le due punte più una mezza punta per recuperare la partita, ma questa è una soluzione anche a lungo termine? Ma io quello che vedo dal campo, quello faccio. È chiaro che quella era una situazione, stavamo perdendo, ho scelto Carretta anche se viene da un periodo in attività, perché c'è qualcuno che in questo momento avrebbe piacere di andare via, chi ha piacere di andare via io non lo faccio giocare finché non finisce il mercato, al di là del fatto che ci potrebbe aiutare. Tutto. Mister, Asensio è troppo poco in campo per dare un giudizio. Ma Asensio è un ragazzo che 3 anni fa a Avellino faceva la differenza, a Benevento ha fatto 21 partite. Io credo che Asensio abbia delle qualità per poter giocare bene anche insieme a Rivier, perché ha struttura, copre bene palla. È chiaro che gli va dato del tempo, questa pista non ha mai giocato in pratica, gli ultimi 20 giorni è stato messo fuori rosa, in pratica a farsi allenare da solo. Perciò noi dobbiamo avere l'intelligenza di saperlo impiegare, però il ragazzo che copre palla di testa la piglia, fa la guerra con tutti. Io penso che sia uno che ci può dare una grossa mano. Mister, come ultima cosa, una auto lunga può essere una valida soluzione, ma già 10 dietro le due punte. Sì, ma era preventivo, è una delle cose che vogliamo fare. È una delle